A Pesaro per il quarto anno consecutivo torna l'area pedonale in Viale Trieste. L'iniziativa, nata nel 2020 e riproposta dall'amministrazione comunale anche per quest'estate, offre alla città un tratto di strada chiuso al traffico, diverse piante verdi, luminarie decorative, sedute bianche e fiori colorati. Questa è un'esperimentazione partita negli anni del Covid per aumentare gli spazi all'aperto, incentivare l'occupazione di suolo pubblico anche da parte delle attività per far vivere il lungomare e allargare, diciamo, il luogo del passeggio. Un'esperimentazione che all'inizio aveva portato anche molto scetticismo da parte di tante attività, che in realtà poi negli anni successivi erano le prime a richiedere una riproposizione di un modello che invece ha funzionato molto bene. Quest'anno quindi è il terzo anno ormai consecutivo che come Comune di Pesaro abbiamo prevista la pedonalizzazione dal 2 giugno, dal primo weekend di giugno fondamentalmente, fino poi alla Fiera di San Nicola, quindi fino al primo weekend di settembre. E un intervento di quest'anno che ha cercato di lavorare molto sull'esplosione di verde, quindi su un allestimento green con tanto verde, tante palme, tanta vegetazione, quindi dando proprio la sensazione a chi attraversa il viale di immergersi in un salotto verde, un corridoio green appunto. E, oltre a questo, anche tante novità rispetto allo scorso anno. Abbiamo cercato di giocare su un allestimento anche luminoso e elegante, che potesse essere anche diciamo un biglietto da visita importante che ci porta verso il 2024, capitale italiana della cultura, dove la natura della cultura è appunto uno degli slogan che guida questo percorso. Qualche anno fa abbiamo fatto questa scelta di togliere le macchine e fare in modo che una parte importante di Viale Trieste diventasse un'area pedonale. È importante perché le persone camminano, abbellisce il viale, l'abbiamo abbellito con tante piante, un po' di arredo urbano, queste luci e il cielo stellato, che rendono comunque il passeggiare al mare ancora più gradevole, ancora più magico. L'area pedonale è stata accolta con soddisfazione dai commercianti della zona. Allora, rispetto all'anno scorso molto meglio. Perché l'anno scorso il viale era chiuso dal mattino e quindi non c'era per noi che facciamo le colazioni niente, nessuna viabilità. Quest'anno invece è aperto fino alle 11, quindi non si può sostare, ma si può transitare, quindi la gente passeggia di più, capita di più. La sera invece è una bella cosa perché comunque il lungomare è chiuso, la gente passeggia, non ci sono macchine, i bambini corrono lungo le strade e noi siamo tranquilli. Un mood così è buono. A Pesaro piace. Molto utile per aggiungere posto per le attività per giugno, luglio, agosto, insomma. Dunque, è un'idea promossa? Promossa, sì, assolutamente sì. E per quanto riguarda il lato estetico, invece? Beh, il Comune ha fatto un ottimo lavoro per l'abbellimento del viale e aggiungendo delle piante e oggi poi stanno montando anche le luminarie. Sì, ottimo. A commentare l'area pedonale di Viale Trieste anche cittadini e turisti. Mi piace, mi piace. Mi piace la cornice che avete messo là all'inizio e poi questa è la farfalla, è bella, vedi, ci stiamo facendo le foto. Da dove viene lei? Io vengo da Cesena. Molto carino, ben organizzato. Avrei preferito sicuramente non queste cose, queste luci, però dai, ci sta, bello. C'è qualcosa che ti ha colpito maggiormente? Le luci sopra, sì. E poi, vabbè, i tavolini così sono molto utili, ci sta. È bellissimo come hanno fatto, però il fatto che non passano le macchine è ancora meglio. Anche l'anno scorso era così, quindi vabbè, per me va benissimo. È Più utile tranquillità, insomma. Anche per le attività commerciali. Sì, penso di sì, anche perché almeno c'è gente che passeggia, mentre invece con le macchine è un po' più caotico.